Salve e benvenuti a Zoom In. In questa occasione vogliamo focalizzare l'attenzione su diversi temi a carattere regionale. Lo facciamo con il segretario regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci. Benvenuti a Zoom In. Buonasera. Allora, tanti i temi, d'altronde sono oramai diversi gli anni in cui la nostra regione è, tra virgolette, impelagata in problematiche di vario genere. La prima è che sicuramente un tema di grande attualità riguarda l'alluvione della scorsa settimana che ha colpito in modo duro la nostra regione, in modo particolare la provincia di Teramo. Prima cosa, secondo lei, secondo il suo partito, tutto è stato fatto come doveva essere fatto, cioè l'emergenza, gli allerta e via discorrendo? Guardi, io rispetto a questa vicenda, che purtroppo è la ciliegina sulla torta, nel senso abbiamo avuto la vicenda dell'Aquila, questo drammatico e pesante commissariamento sulla sanità per tutto un problema di deficit di risorse che mancano, la vicenda dell'economia che già ha piegato la nostra regione e anche la provincia di Teramo in diversi suoi territori, ci si aggiunge quest'altra emergenza che riguarda l'alluvione recente che si è verificata nella provincia di Teramo. Io dividerei una discussione su tre aspetti temporalmente anche diversi. Il primo è il lato della prevenzione, perché noi parliamo di un evento in sé sovra la norma, ma non di natura davvero eccezionale, cioè unico nel suo genere. E da questo punto di vista a noi spiace rilevare, lo diciamo da tempo, che i tagli che dal governo regionale insistono sugli enti locali e le regioni, gli enti locali, province e comuni e dunque anche le regioni, in realtà non consentono le nostre istituzioni oggi di far fronte. Quanti, per essere più chiari, cantonieri c'erano 15-20 anni fa, quanti ce ne sono oggi, quante risorse e investimenti sono possibili spendere oggi rispetto a 15 o 20 anni fa, quanto incide il patto di stabilità, cioè il fatto che gli enti, anche se hanno soldi in cassa, non possono spenderli, e ancora quanto incide la mancanza di trasferimenti, anzi i veri e propri tagli pesantissimi di decine e decine di milioni di euro, di miliardi di euro, nell'ultimo caso il decreto di maggio del 2010, non consentono agli enti locali di programmare, di spendere anche sulla prevenzione, questo è il primo punto. Il secondo riguarda l'emergenza, cioè vi è stata una vera e propria governance rispetto a questa vicenda, partendo da tutte le istituzioni che avevano competenza nella natura del disastro che si è avverato, che si è poi verificato in questa provincia. Tre, quali sono le proposte da mettere in campo? Sono queste le tre fasi. Noi siamo critici su tutte e tre. Critici perché da tempo evidenziamo che a livello nazionale non c'è alcuna voglia di rendere i protagonisti i territori, le istituzioni sul territorio e i cittadini sul territorio. Anzi, noi rileviamo che c'è un centralismo nelle scelte di questo governo nazionale. Centralismo perché i tagli non vengono mai fatti a monte, ma sempre a valle. Potrei dire che si tagliano i consiglieri comunali che costano 500 euro l'anno, ma non si tagliano i ministeri che tornano ad essere oltre 20, 25, quasi 30. Il nostro governo, per esempio, il governo nazionale, è formato tra sottosegretari e ministri di oltre 100 unità, 100, 110 unità. Dunque, insomma, la natura del taglio si spinge solo a valle. Anche sulla politica, ma non è soltanto la politica. Quanti dipendenti, quante strutture periferiche dello Stato, dei ministeri sono ancora presenti e che gonfiano le spese senza poi rendere sul territorio servizi utili o che vengono percepiti tali? E questa roba continua, diciamo, a stringere il cappio agli enti locali. La seconda, l'emergenza. Non lo diciamo noi, ci sono strutture della regione che dicono che i sindaci non potevano, in mancanza di utili informazioni, far fronte rispetto a una situazione di questo tipo. Tre, c'è il lato della proposta e il Partito Democratico, a partire dal Consiglio regionale di martedì, avanzerà delle proposte, sono 7 punti chiarissime su come arrivare a produrre risorse utili a far ripartire immediatamente una serie di risposte ai cittadini. Secondo me è una proposta che sta in piedi. Da questo punto di vista noi diciamo che su tutte e tre, ovviamente il primo riguarda più la politica nazionale, ma sia sull'emergenza sia sul lato della proposta, manca e dunque c'è, registriamo l'assenza di un protagonismo della Giunta regionale e in primis del suo Presidente. Chiaramente in questi giorni si parla appunto della richiesta di stato di calamità naturale, che è una parolina magica per dire che potrebbero arrivare dei fondi per far fronte almeno, magari parzialmente, a tutti i danni che ci sono stati. Però
mi fa sorridere questo discorso, se vogliamo, dello stato di calamità naturale. Sembra quasi, appunto, non si può far nulla. Noi siamo andati nei giorni subito dopo il disastro alluvionale nella provincia di Teramo, ci siamo fatti un giro sull'elicottero e ci si rende conto che la situazione non è su una cosa o due o tre situazioni, su tutto il territorio ci sono problematiche legate a frane, smottamenti, tracimazioni, straripamenti, segno evidente che c'è un grosso problema per quanto concerne il dissesto idrogeologico, anzi direi il disastro idrogeologico. E qui non voglio dare la colpa al singolo amministratore, a un singolo ente, è un discorso che bisogna, secondo il mio modesto parere, fare a livello globale. È vero altrettanto che si dice non ci sono i soldi, però poi se accadono situazioni tali che poi bisogna impostare, come si vuol dire, tanti finanziamenti per risistemare, non è il caso di fare una minima opera di prevenzione, anche sotto il profilo urbanistico. Non solo la prevenzione, su questo registro che sono 10 anni che è in discussione, inutilmente, nel senso che non ancora poi passa al vaglio definitivo del Consiglio regionale la legge urbanistica. Addirittura la bozza attualmente depositata nell'iter e dunque nelle commissioni consigliari regionali è depositata da Desiati nel 2000, oggi siamo al 2011, per cui una prima risposta certamente va data su una legge urbanistica che deve andare in attuazione rapidamente e che deve prevedere evidentemente risposte anche sulle vicende che oggi purtroppo noi raccontiamo per quanto riguarda il giornalismo, e noi della politica prendiamo atto, ma mai poi riusciamo concretamente ad assolvere per quanto a problematiche con delle decisioni dirette. Poi resta fermo il discorso di prima, io non vorrei, perché alle attuali sindaci e agli attuali presidenti di provincia vengono tolte con questa finanziaria il 20% dei trasferimenti ordinari dello Stato, in presenza anche di un blocco della spesa dovuto al patto di stabilità, che non consente in alcun modo di far fronte a tutta una serie di manutenzioni che sarebbe necessaria ad evitare alcuni disastri. Poi viene subito da immaginare che la Teramo Mare, recentemente costruita, è già 2 volte che viene giù, dunque ci sono anche problemi di altra natura in una inefficienza complessiva della spesa pubblica da monte a valle. Però penso che adesso il cittadino, oltre alla prevenzione, alla vicenda dell'emergenza, si attende non il rimpallo solito in questi casi della competenza. La Protezione Civile dice il mio compito era solo segnalare, il sindaco ovviamente risponde che, e certo ha ragione su questa vicenda della mancanza di risorse sulle prevenzioni possibili, e che però non è sufficiente un certo tipo di segnalazione, peraltro nel caso di specie era di primo livello, quindi non necessitava un intervento straordinario che invece è previsto in casi di calamità naturale di terzo grado. Il terzo grado, per essere chiari, è la vicenda dell'Aquila, che nulla ha a che vedere con questa. Dunque io penso non interessi il rimpallo delle competenze, ma interessi che qualcuno assuma un protagonismo e dica in 3 anni tutto questo non è sistemato, in 6 mesi quel ponte è riparato, tra 4 mesi potete ripercorrere quella strada, e poi come si fronteggiano altri tipi di... Voi siete disponibili a un discorso con la maggioranza per fare fronte comune su questi argomenti? Sì, anche se io mi attendo da parte della Regione e del Presidente della Regione un protagonismo maggiore. E certo, noi oggi in conferenza stampa abbiamo anche indicato l'esempio del Presidente della Regione Veneto, di centrodestra, Zaia, cioè che ha ottenuto immediatamente risposte spendibili sul territorio dal Governo nazionale. Però noi ne abbiamo scritte sulla proposta che andrà in Consiglio regionale alcune, e le voglio enunciare e cercare anche di dare il nostro contributo. Il primo: va derogato immediatamente sulla spesa, per quanto riguarda la spesa, il problema che viene fuori dal patto di stabilità, cioè i comuni virtuosi, anche se hanno soldi fermi presso le tesorerie e le banche, non possono utilizzarlo perché c'è un limite, un tetto di spesa che troppo spesso riguarda gli enti locali e mai il governo centrale. Da questo punto di vista, diciamo, siccome c'è un episodio straordinario di calamità naturale, deroga. La seconda, con il riconoscimento della calamità naturale, la possibilità che oggi gli enti locali anticipino qualcosa, ma perché effettivamente gli viene rimborsato. Voglio solo ricordare che alle tante amministrazioni, per esempio della provincia di Teramo, non ancora sono rimborsate i soldi delle spese giustamente
e perfettamente rendicontate che ne dica Chiodi sulla ricostruzione, l'ospitalità. C'è stata una polemica tra il sindaco di Pineto e proprio Chiodi su questo discorso. E prenderà atto Chiodi che ha ragione Monticelli, perché 2 anni fa ha avanzato proposta di rendicontazione, cioè immediatamente, e si sono perse nelle sacche della burocrazia regionale, dunque ha ragione lui. E la terza proposta, rimoduliamo i fondi FAS mettendoci dentro la vicenda dell'alluvione. E la quarta è quella di rimodulare i fondi europei, diversi fondi europei a disposizione. La quinta è quella di rimodulare il piano triennale delle opere idrauliche, proprio per il dissesto idrogeologico, 40 milioni di euro che vanno evidentemente riviste in situazioni come quelle che noi abbiamo verificato in questi giorni. Il sesto e il settimo punto sono relativi alla proposta del PD all'utilizzo dei ribassi d'asta che sono in capo alla Regione. Mi pare che su un paio di questi, gli ultimi due punti, cioè l'utilizzo dei ribassi d'asta e sulla possibilità di rivedere il piano delle opere idrauliche, mi pare che la Giunta stia dicendo ci siamo d'accordo. Io credo che vada spinto ulteriormente l'acceleratore sugli altri punti e bisogna tornare da Roma con dei soldi. Io voglio soltanto dire su queste proposte del Partito Democratico che i soldi relativi ai fondi FAS non sono del Governo nazionale, cioè sono già state da anni stornate tra le varie regioni. L'Abruzzo ha circa 700 milioni di euro, altre regioni come la Sicilia ne hanno 4 miliardi a seconda della grandezza, i parametri non sto qua a ricordare, ma sono come dire, un tesoretto che sta sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri ma che sono da anni ampiamente previste per le regioni. Cosa voglio dire con questo? Che bisogna svincolare fondi nostri. Semmai nel gioco del bilancio ci sta anticipare con quei fondi alcune spese per l'alluvione e ristornare su quei capitoli quando il governo troverà finalmente le risorse, e io non credo che sia un problema trovare 50-70 milioni di euro per l'alluvione nella provincia di Teramo, andare a rimpinguare quei capitoli che parzialmente svincoli per far fronte a un'emergenza. Dunque se c'è protagonismo e volontà di rispondere ci sono anche le risorse in un momento così difficile per dire ci siamo. Se il Presidente della Regione intenderà rappresentare l'intera comunità regionale, con questo spirito noi ci staremo, così come siamo entrati sul grande percorso della vertenza Abruzzo che però, rilevo, si è arenato. Io devo dire che il Presidente a volte è un po' permaloso, a me ogni tanto quando lo becco risponde anche con, appunto, con questo dato caratteriale. Lo superi. Se ha amicizie, come mi ha detto e mi ha risposto sulla vicenda Fiat, Sevel, Val di Sangro, Automotive, che è più complesso, non è solo la Val di Sangro, ma è anche la TR di Teramo o la Magneti Marelli di Sulmone, è un qualcosa di più ampio. Ecco, se davvero quelle amicizie le ha, e giustamente io non le ho, nel senso che non sono io il Presidente della Giunta regionale, le utilizzi. Torni da Roma con dei soldi in tasca che possono essere gli stessi allo stato previsti per l'Abruzzo e poi essere rimpinguati successivamente. Quindi secondo me è uno sforzo che il governo può fare. E non vorrei che finisse come all'Aquila, che a botta di ordinanza, diciamo, utilizzando quel meccanismo dell'ordinanza, in realtà lavorano molte imprese del nord e ben poche imprese abruzzesi. Il combinato disposto di sanità, ricostruzione, alluvione, crisi economica è per noi insostenibile allo Stato. Appunto, stavo parlando di lavoro, c'è questa vertenza Abruzzo di cui si parla già da molto tempo. A proposito di amicizie, poi vogliamo anche ricordare che ci sono due grandi personaggi a livello nazionale che sono proprio abruzzesi, mi riferisco a Marchionni per quanto concerne la Fiat, ma Bonanni per quanto riguarda la CISL. Mi sembra di vedere una situazione un po' ancora di stallo anche sulle cose che potrebbero accadere, non so, la Sevel, c'è tutta un po' questa situazione. Che cosa ci dobbiamo aspettare secondo lei? Ma lì il Partito Democratico avanzò una proposta importante a mio avviso nel giugno scorso, giugno 2010, quando disse sul master plan, adesso do dei nomi, però sul master plan, una sorta di agenda pubblica per l'Abruzzo che avevano concordato governo regionale e parti sociali, i fondi veri non ci sono, cioè la fonte è secca, spostiamo alcune delle priorità sui fondi FAS e chiediamone l'immediato utilizzo. Ripeto, per quel combinato disposto che è insostenibile, cioè abbiamo un piano di rientro al quale in Abruzzo non è data alcuna deroga, mentre per Catania, per Roma sono state fatte delle deroghe. Abbiamo una crisi economica che qua ha colpito perché... Deroghe che significano anche pesanti investimenti. Pesanti investimenti. A fondo perduto. Questo è il punto, no?
sblocchiamo 100-200 milioni di euro con i fondi FAS, che sono nostri, ripeto, sono nostri, non è un qualcosa che il governo ci deve regalare, è un qualcosa che è stato stanziato per noi da parecchio tempo. Ecco, svincoliamo qualche centinaio di milioni da lì, utilizziamoli immediatamente. Oggi c'è il problema dell'alluvione, bene, 50 sull'alluvione, 50, li dicemmo noi allora, sull'automotive. Cos'è l'automotive? Cos'è sul campus, perdonatemi, che però riguarda il settore dell'automotive. Era un modo per dire: noi ci stiamo in partita, che lo scontro di Pomigliano, di Mirafiori non è un qualcosa che riguarda l'Abruzzo, che dentro quella partita dell'automotive c'è mezza regione, ci sono imprese a Teramo, ci sono imprese importanti ovviamente in Val di Sangro, ci sono imprese nella Marsica e nella Valle Peligna, e ridiamo, come dire, ossigeno a questa nostra economia regionale. Di recente Chiodi, credo in un'intervista di febbraio se non ricordo male, disse che volontà del governo regionale era quella di utilizzare 40 milioni dei fondi FAS per l'automotive e per finanziare quel progetto. Bene, sottolineo che noi l'avevamo davvero detto a giugno ed è rintracciabile del 2010, ma poiché era anche una nostra idea e anche nostra opinione, ci stiamo. Abbiamo detto sul percorso della vertenza Abruzzo, ci stiamo, costruiamo questo tavolo e sarà presente l'opposizione e si assumerà le sue responsabilità. Però ora occorre, come dire, occorre stringere, occorre riportare assolutamente qualche soldo da Roma. E poiché vedo spesso i senatori abruzzesi della destra dire di sì quando il capo chiede, dicono una volta di sì per l'Abruzzo. Questo fa anche il paio con il discorso delle tasse all'Aquila, no? Le tasse all'Aquila, potrei dire la tassa pesantissima quando si realizzerà dell'asse attrezzato su Pescara e l'area urbana, ovviamente la vicenda dell'alluvione di Teramo, ovviamente questa crisi economica che pesa sul settore dell'automotive, e lì aprire una partita. Io, se fosse vero che lui ha quelle amicizie con la Fiat, con Torino, Milano, Roma, dunque negli ambienti che contano, come si predispone l'Abruzzo alla grande sfida di Fabbrica Italia? 20 miliardi di euro come passano per questa regione? A proposito di essere attrezzato, io credo che la gente si faccia una domanda. Allora, non è possibile, perché il TAR l'ha detto chiaro e tondo, far pagare al casello autostradale un euro in più per l'asse attrezzato, però si pagherà, almeno al momento attuale, qualcosa in più, anzi qualcosa in più, qualcosa per passare sull'asse attrezzato. Ma in che modo si pagherà? Cioè, dovranno fare dei caselli, e poi quanti caselli? Perché poi ci sono tante uscite, cioè, bisogna spendere per far sì, per far spendere i cittadini? Allora, da quanto ne so, l'ANAS è già al lavoro per individuare la formula che è più, diciamo, più concreta per far pagare questa tassa. Il punto è che non si può pagare questa tassa. Io voglio insistere, quella è una tassa che riguarda i pendolari, è una zona ad alto traffico, lo conosciamo. E si rischia di intasare la Tiburtina, perché No? Assolutamente si rischia di intasare la Tiburtina. Resta fermo il fatto che riguarda studenti, lavoratori, dipendenti pubblici e privati e piccoli commercianti e piccoli imprenditori. E una tassa di questa natura, con l'aumento previsto per esempio sui parcheggi, costerebbe, l'aumento, il combinato delle due cose, costerebbe qualcosa come oltre 100 euro al mese. Ma non è sostenibile, è oggettivamente insostenibile. Io credo che noi dovremmo portare, lo abbiamo anche provato a fare con tre emendamenti che dicevano, l'ultimo che diceva in sostanza, declassiamo l'arteria per non tassarla, cioè anziché raccordo autostradale lo togliamo dall'elenco dei raccordi autostradali. È certo che è una cosa che riguarda dappertutto il nostro paese, però davvero quella è un'arteria di pendolari. È già diverso, voglio dire, la tangenziale romano milanesi, dove onestamente ci sono i pendolari, però tanta gente va a Roma, noi compreso, non ci sono solo i pendolari. Non ci sono solo i pendolari come lì. Restiamo in argomento. Venerdì è arrivato qui in Abruzzo il ministro Altero Matteoli per il discorso appunto dei danni dell'alluvione. Ne abbiamo anche approfittato per fare una domanda concernente le infrastrutture. Lui ha detto, in buona sostanza, sintetizzando al massimo, che il governo è vicino all'Abruzzo per quanto riguarda le infrastrutture. Lei cosa dice? Che agli abruzzesi non serve la vicinanza, ma servono scelte, risposte e soldi. E quando si fece il famoso master plan, cui ho detto prima, era un elenco dei sogni, un'agenda anche di priorità per quanto riguarda la nostra regione, si prevedevano 6 miliardi. Dicevamo da allora, e sono passati quasi 2 anni, che lì mancava la firma più importante, è quella di Tremonti. Io non ho visto finora un documento che esca dal CIPE, che esca dal governo nazionale, che esca da una presidenza o da un consiglio dei ministri, che abbia
Quando si parla di Abruzzo, la firma di Tremonti. Fino a quando io non vedo le firme di Tremonti, non credo a nulla di quanto ci viene propagandato onestamente da oltre 2 anni. Allora, il tempo corre sempre via molto veloce, c'è un appuntamento molto importante, sono le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio, peraltro ora le date sono ufficiali. In Abruzzo ci sono degli importanti appuntamenti perché sono dei comuni decisamente interessanti. Peraltro sono notizie ad Oras, all'Aquila la situazione è molto particolare, tant'è che il sindaco Cialente ha detto quasi è meglio andare subito alle elezioni, anzi andiamo subito in modo tale che possiamo rientrare in questa tornata. Cominciamo dall'Aquila. Ma sono troppo ad Oras onestamente per dare un commento, so invece qual è la materia del contendere, ci sono importanti scelte che debbono passare per il Consiglio Comunale. Oggi è mancato il numero legale. Oggi è mancato il numero legale su una serie di queste scelte, il sindaco rivendica, e io sono con lui, una assunzione di responsabilità superiore per quanto riguarda la grande vicenda e la grande sfida che riguarda appunto la ricostruzione dell'Aquila, superiore a quanto invece ne viene manifestato dal Consiglio Comunale. Dunque ha ragione lui perfettamente, va sostenuto, vediamo se attorno a questa assunzione di responsabilità straordinaria che richiede quella situazione si trovano oppure no la disponibilità. Laddove lui dovesse verificare insieme a noi che queste disponibilità non ci sono, allora mi pare giusto che lui confermi quella scelta. Per evitare anche un anno di commissariamento. Assolutamente sì, non lo merita la situazione, mi pare una richiesta del sindaco molto molto seria e molto molto valida e io la sostengo. Le altre amministrative, noi abbiamo come dire, di fronte una partita complicata per quanto riguarda il PD, che però penso si stia mettendo su il binario corretto. E c'è stato, io lo dico senza problemi, nel mio partito in questi giorni, in queste settimane, un confronto molto acceso anche sul rinnovamento che è in atto. D'altra parte ci sono amministrative che vanno al voto ma che erano tuffati per quanto riguarda la precedente consigliatura in un momento storico molto diverso, c'erano i DS, la Margherita, gli accordi a tavolino, a Vasto è puramente le segreterie, appunto, le segreterie, l'accordo a tavolino, il sindaco lo prendono l'AIDS e là lo prendono a Margherita, oggi non c'è più, tutto questo non c'è più, il PD è una cosa nuova, è un partito nuovo che prevede uno strumento che è quello della partecipazione dei cittadini, va regolato meglio perché come tutti gli strumenti alla nascita di un partito, quando ne vedi alcuni limiti li perfezioni. Come dire, a Napoli ha funzionato malissimo, a Torino ha funzionato bene, ma c'è un motivo serio, a parte la qualità del gruppo dirigente che a volte è più adeguata e a volte meno, e onestamente va detto perché altrimenti dopodiché un conto se le primarie sono un momento per far partecipare le persone, un conto se sono un momento per regolare conti interni. E da questo punto di vista, se uno facesse, come io ritengo utile, un albo degli elettori, i quali, come avviene in altre democrazie avanzate, si iscrivono ogni anno e dicono ogni qualvolta il partito mi chiama una scelta, io ricordatevi sono un elettore del PD e voglio partecipare. Ecco, per esempio potrebbe essere una risposta per non ripetere errori napoletani dove non si sa chi è andato a votare, eccetera. Esatto, allora a Vasto ci saranno le primarie, tra parentesi a breve, no? Primarie 20 di marzo tra La Penna e Forte. Ed è una bella sfida, io sono convinto, a dimostrazione che sono diciamo convinto di quanto dico, che questo risultato, quello delle primarie, ci consentirà di vincere le elezioni comunali tenendo conto della pessima scelta del candidato di centrodestra, non per la persona ovviamente, è stato però individuato con un meccanismo sbagliato dove le segreterie di partito e in particolar modo i capi corrente, lì si è fatto il minimo comune denominatore tra Di Stefano, Tagliente, Prospero, producono un candidato che in quel caso è di Termoli, che ha fatto 20 anni presidente del Tribunale a Vasto, ma non risiede a Vasto, e oggi si trovano in difficoltà perché la città non ha capito quella candidatura. Io penso che oggi sia la fase della società nella quale per la quale uno è chiamato a partecipare a una scelta, soprattutto per le cariche monocratiche. Io penso che sia, se rimane questa legge elettorale, utile anche per i parlamentari, per esempio. Beh, la candidatura del centrodestra a Vasto evidentemente conferma che non tutti i magistrati sono comunisti, mi permetta questa battuta. Tra l'altro. A Vasto, peraltro, appunto, è una bella lotta per quanto concerne le primarie, perché La Penna è il sindaco uscente, certo. E Forte è il presidente del Consiglio, certo, Comunale uscente, quindi insomma due big, diciamo così, e vedremo un po' chi avrà la meglio. Altro comune interessante e interessato da questa tornata elettorale è il Roseto degli Abruzzi, centrodestra, ha già ufficializzato la candidatura di Ennio Pavone. Il centrosinistra? Ma dovrebbe risolversi a ore, lì c'è stato un gran lavoro del segretario della segreteria provinciale a costruire la coalizione, c'è stata la richiesta del PD locale di procedere con lo stesso strumento diciamo per Vasto, cioè quello delle primarie.
Ora si tratta di capire, c'è già una disponibilità che dovrebbe essere quella di Teresa Elena Ginoble, per chi sa è indicata con entrambi i nomi, vice sindaco uscente, va registrato se ci sono altre disponibilità oppure no, perché laddove ci fossero, secondo me quella strada può essere utile, tenendo conto anche del lavoro che la segreteria provinciale ha fatto nel tenere la coalizione. Vedo le due cose combinabili, diciamo, aspettiamo qualche ora. Penne? Penne anche qui, si è deciso, il candidato del Partito Democratico è Rocco D'Alfonso, io voglio ringraziare Donato Di Marco Berardino perché ha dimostrato grande generosità, il partito con una maggioranza anche risicata ma con molta lealtà ha scelto al proprio interno del direttivo il candidato del PD, ora bisogna capire qual tipo di coalizione si riesce a costruire perché per costruire il centrosinistra anche lì si passerà per le primarie perché Sel ha un proprio candidato. Lì il problema è che ci sono stati negli ultimi tempi problemi nei rapporti del governo municipale tra PD e SL, laddove non si dovesse chiudere quell'accordo allora potrebbe stringersi un po' più al centro e diciamo al centro non prevedono questo strumento, insomma sono cose da definire, però il candidato del PD c'è, si chiama Rocco D'Alfonso. Altra situazione a dir poco incandescente a Francavilla al Mare, dove è un altro comune dove non ci si fa mai mancare nulla, succede di tutto, com'è la situazione? Ma lì si fa il centrosinistra e ovviamente dovranno decidere il candidato, io credo entro questa settimana, dentro le forze del centrosinistra. E non si faranno le primarie perché l'Italia dei Valori, lì non ci sono primarie di coalizione, in quanto l'Italia dei Valori non è favorevole a tenere le, diciamo, a far utilizzare questo strumento, per cui occorre risolverlo in un altro modo. Noi restiamo per la via maestra, però poi insomma siamo anche persone che sanno che bisogna stare insieme per vincere. A Lanciano invece il quadro è chiaro. Scelto quelle primarie, bella candidatura, sono convinto che può essere una sorpresa. Ultima domanda per chiudere questo zoom in. È fiducioso in vista di queste amministrative? Sì. Ovviamente io penso che il lavoro che noi abbiamo cominciato a fare nel nuovo gruppo dirigente del Partito Democratico non si possa vedere in 20 mesi, consideriamo il dato di partenza, io non voglio ogni volta ricordare qual era, ma erano situazioni molto delicate con tanti problemi giudiziari e con un PD ridotto molto all'osso. Oggi è in campo, sono convinto che tra qualche giorno potrò dare dei numeri importanti per il PD abruzzese che diranno che il centrosinistra è maggioranza se si dovesse votare oggi e dobbiamo convincere i tanti elettori e stufi della politica che non dà risposte, però va costruito anche sul territorio e occorre un lavoro di qualche anno. In questi giorni è andato in onda nel nostro partito anche un confronto serrato sul rinnovamento, l'uscita di Franco Caramanico, anche altre persone che sono, come dire, che hanno più esperienza e che però con me hanno un rapporto, non dico conflittuale, ma un po' critico, di discussione, di confronto, perché io ritengo che vada superato un certo tipo di... Franco Caramanico ci è rimasto un po' male da alcune sue dichiarazioni il giorno dopo la sua uscita dal PD per entrare in SEL. A dire la verità ci è rimasto tutto il PD, perché lui era una persona che era uscita dai DS, non era entrata in Partito Democratico e con molta generosità il Partito Democratico l'ha candidato testa di lista nella provincia di Chieti, lo ha eletto, perché ci sono i suoi voti, ma ci sono i tanti militanti, elettori del Partito Democratico che hanno scritto sopra la scheda Franco Caramanico e che per coerenza non si sarebbero mai aspettati che dopo 24 mesi sarebbe stato lui ad abbandonarli di nuovo. E detto questo, io non voglio discutere ogni volta di persone che hanno due, tre legislature che hanno avuto nel passato e che, diciamolo, mi hanno tutto sommato consegnato il PD del 2008, che ricordiamo, non è che mi hanno consegnato un altro PD, con un PD che poi ha perso tutto quello che c'era da perdere nelle istituzioni, nei confronti elettorali successivi, e il tema è cosa faccio domani. No, il tema è cosa fai tu per questo PD, perché i partiti che a te ti hanno candidato già ti hanno dato tanto. Dopo discutiamo anche di altro, quindi insieme come vogliamo governare la comunità territoriale. Io a volte vedo che le tante associazioni, questo individualismo sfrenato, ma alla fine la gente lo sa, dietro c'è soltanto cosa faccio io, a quale sede mi risiedo. Se io lo, come dire, combatto in altri partiti, a maggior ragione lo combatto nel mio. Quindi ampliare le ottiche nella assolutamente politica. Assolutamente. E rinnovare molto, perché per esempio tra noi nuovi, diciamo, del Partito Democratico, non voglio fare un elenco, ma potrei fare nomi e cognomi che vengono oggi poco conosciuti, forse a parte il mio e quello del capogruppo, che per ovvi motivi di ruolo siamo più conosciuti, però c'è molta meno differenza che di chi invece, o tra chi, ha esperienze storiche tuffate in tutte altre esperienze politiche.
Io la ringrazio, le auguro buon lavoro, perché appunto è il momento ora di rimboccarsi ancora più le maniche, appunto perché ci sono oltretutto, oltre alle solite problematiche annose, alcune delle quali, ma appunto c'è l'appuntamento con le elezioni amministrative. E grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.